È arrivato forte nei giorni scorsi l'appello di padre Alex Zanotelli, comboniano da sempre impegnato ad aiutare e dar voce alle persone che vivono nelle zone più difficili del mondo. Appello alle coscienze di tanti italiani e degli operatori della comunicazione che devono osare di più nel raccontare la verità che arriva da zone difficili, in particolare dall'Africa. Sì, credo che sia puntuale l'appello di padre Alex per dire appunto rompiamo il silenzio stampa in Italia nei confronti dell'Africa. Questo direi soprattutto in questo momento in cui vanno di moda questi slogan urlati, no? Contro gli immigranti, questa invasione, sono troppi, non possiamo accoglierli tutti, che denunciano da una parte ecco, un'insensibilità ai problemi reali della gente che viene e rischia la propria vita, no? Per arrivare da noi. Dall'altra però rivelano anche una grande ignoranza di ciò che sta avvenendo in Africa, e questa ignoranza può essere soltanto sconfitta attraverso un'informazione più precisa, puntuale e un'informazione che sia meno provinciale. Si parla della permanenza di tanti in Libia, ma senza raccontare con precisione i drammi nei paesi di origine, che spesso non lasciano alternative alla partenza verso l'ignoto e la speranza di un'esistenza vivibile. Uno dei motivi principali sono le guerre. E noi sappiamo come il mercato delle armi non conosce confini ed è un mercato florido. Anche l'Italia, per esempio, l'anno scorso ha avuto un bilancio di 14 miliardi di armi esportate. E quindi noi esportiamo guerra, esportiamo morte e ci aspettiamo che la gente rimanga là dove ci sono i conflitti. No, la gente se ne va, cerca posti dove può trovare condizioni di vita migliore e di pace. I mezzi di comunicazione evitano spesso di approfondire questioni di paesi lontani perché rispondono principalmente alle logiche del mercato e all'audience. Ecco, se c'è un italiano che è rapito in Africa o che sfortunatamente dovesse essere ucciso, allora si parla di quel paese. Ma se muoiono 20 persone africane nello stesso paese, non interessa, perché non fa notizia, non crea mercato, non crea interesse, quindi non c'è questa risposta che dovrebbe esserci. E quindi questo silenzio, il perché, è proprio dovuto a una mentalità che è legata a un'informazione connessa soltanto con i profitti e con le vendite, no? Rompiamo questo silenzio stampa sull'Africa, chiede padre Zanotelli, forzando i media a parlare e se necessario inviando una lettera firmata alla Commissione Sorveglianza della RAI per risvegliare le grandi testate nazionali per un'informazione più completa e rispettosa della verità.